In primo piano i contagi da Covid-19. In Abruzzo il report della regione, dal quale emerge che sono 322 nuovi casi positivi su 4.081 tamponi molecolari e 4.339 test antigenici eseguiti, mentre sono 24 le persone decedute. Emergenza sanitaria sempre più contrassegnata dalla variante inglese del virus. Di questo ed altro ci parlerà adesso Marina Moretti, che vedo collegata in diretta da Pescara, si trova in via Conte di Ruvo. Marina, buonasera a te. La linea. Sì, Gigliola, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo ancora una volta davanti all'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, a Pescara, perché poi è questo il luogo da cui, insomma, partono anche i risultati del giorno, il bollettino sanitario del giorno che viene emesso proprio da questo assessorato e quindi simbolicamente andiamo a fare il punto della situazione di questa giornata del 23 febbraio. Oggi i positivi in Abruzzo sono stati, i nuovi positivi sono stati 322 su 8.420 tamponi, ma tamponi molecolari e rapidi, il che vuol dire in quota parte circa la metà di tamponi molecolari e la metà di tamponi rapidi danno questo quantitativo di 8.000. E 322 su questi 8.000 sono i nuovi positivi. L'età da 1 a 94 anni, quindi ormai come assistiamo da mesi, trend assolutamente modificato rispetto alla prima ondata, tutte le età vengono contagiate. I decessi, un numero alto, ma vi spiego anche perché. Oggi 24 decessi da 60 a 96 anni. Però a questi 24, 13 sono fatti risalire ai giorni precedenti e sono stati comunicati solo oggi. E di questi 24 decessi, 20 afferiscono alla provincia di Pescara. I positivi sotto i 19 anni, un dato che stiamo osservando da tempo con grande attenzione, perché sappiamo appunto come si è scesa l'età delle persone che si contagiano. E dicevo, i positivi sotto i 19 anni oggi sono 62. 4 nella provincia dell'Aquila, 17 in quella di Pescara e 18 in provincia di Chieti e 23 nella provincia di Teramo. Le persone guarite oggi sono 447, attualmente sono positive in Abruzzo 12.823 persone. E poi il tasso di positività rispetto ai tamponi rilevati oggi e analizzati e che hanno dato esito positivo, tasso di positività al 3,8%. I ricoverati in terapia non intensiva sono 595 più 2 rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva sono 78, anche qui più 2 rispetto alla giornata di ieri, ma con 12 nuovi ricoveri. E poi c'è da dire che sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte dell'ASL 12.150 persone rispetto a ieri meno 156. Oggi il maggior numero di positivi è stato registrato ancora una volta, come accade ormai da qualche tempo, nella provincia di Pescara, seguita in questo caso però da Teramo, poi Chieti e poi L'Aquila. Questo a grandi linee il bollettino sanitario di oggi. Dicevo, attenzionata la provincia di Chieti, ma attenzionate soprattutto, ne parliamo da giorni, le varianti. E noi questa mattina, proprio per capire qualcosa in più, da chi le studia, da chi analizza profondamente la caratteristica e le caratteristiche del coronavirus, siamo andati a Chieti, al laboratorio di genetica molecolare, al CAS dell'Università d'Annunzio, con il professore Liborio Stupia, al quale appunto abbiamo chiesto di percorrere con noi la strada delle varianti e farci capire bene cosa significa. Quindi, Gigliola, se sei d'accordo, io manderei direttamente l'intervista al professor Stupia e ci salutiamo da qui, da Pescara, da me, da Diego Martelli. Arrivederci. Brasiliana è stata trovata in pochissimi casi, noi soltanto uno, i colleghi di Teramo, alcuni casi. È però vero che la brasiliana è tecnicamente più difficile da identificare, quindi
Sicuramente non c'è stata l'esplosione dell'inglese, perché comunque l'inglese da sola è il 70%. La brasiliana dovrebbe essere contenuta, ma non possiamo al momento ancora avere dei numeri precisi. Immaginiamo quanti tamponi arrivano qua e quanti devono essere analizzati per ciascuna di queste varianti, che si devono andare a cercare specificatamente, cioè non è che appaiono lì, metti sotto al microscopio e appare, per dirlo in maniera semplice. Sulla brasiliana addirittura avete bisogno di un tempo molto più prolungato rispetto all'inglese. Sì, sulla brasiliana c'è bisogno di alcuni giorni dopo aver identificato la positività del tampone. L'inglese ormai è quasi in tempo reale, perché abbiamo visto che tutti i tamponi che presentano una certa anomalia adesso sono riconducibili all'inglese. A dicembre no, a dicembre c'era un'altra variante sul territorio che poi è scomparsa, quindi evidentemente quella variante non era pericolosa, tant'è che non era inserita tra quelle che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le varianti da attenzionare, che sono solo tre: inglese, sudafricana e brasiliana. Sudafricana abbiamo casi? Al momento no, noi non ne abbiamo trovato in questo momento. Molti sono preoccupati dal fatto che il vaccino possa o meno contrastare anche queste varianti, non tanto l'inglese ma quanto la brasiliana e la sudafricana. Allora, al momento i dati di laboratorio sperimentali non danno l'idea che ci sia un problema. Quelli epidemiologici li potremo vedere solo quando avremo una sufficiente fetta di popolazione vaccinata al secondo vaccino, quindi quando dovrebbe crescere l'immunità, e vedere lì se ci sono dei casi di reinfezione anche dopo il vaccino. Per il momento è troppo presto per dirlo, però i dati di laboratorio non sembrano poi così preoccupanti. Lei ha parlato di secondo richiamo. Molti non sanno che il vaccino non è uno scudo interstellare che lo fai e diventi invulnerabile. Il secondo richiamo necessita comunque di un periodo perché, diciamo, sia totalizzante l'effetto, comprensivo anche del primo. Il secondo richiamo necessita di un periodo, non solo, ma c'è una variabilità interindividuale e ci sono differenze di reazioni in base all'età, al sistema immunitario. Non c'è una legge uguale per tutti. Comunque, anche chi avrà fatto la seconda vaccinazione, mi raccomando, mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento sociale, comunque, perché ha detto bene lei, non è uno scudo di invulnerabilità, assolutamente. Quindi devono passare almeno quei famosi 15 giorni, anche dopo il secondo richiamo? Almeno 15 giorni, poi ripeto, c'è molta variabilità interindividuale, c'è qualcuno che ci metterà di più, qualcuno di meno, ma non bisogna pensare che col secondo uno è invulnerabile. Concludiamo, professore, a me non piace fare la Cassandra, ma quante varianti possono spuntar fuori e alla fine è un braccio di ferro, gli si corre dietro a sto virus? Allora, varianti ne spuntano fuori tantissime, noi ne abbiamo viste tante, ma il problema non è quante sono, ma quali di queste varianti sono più infettive. Per esempio, quindi l'inglese perché si è affermata, perché è più infettiva. È nella natura del virus mutare, la speranza addirittura nostra dovrebbe essere che arrivino delle mutazioni che danno una variante meno capace di aggredire, che magari sia anche più infettiva ma che dia meno segni clinici, in modo tale che il virus circolerà tra noi come tanti altri virus, come tanti altri coronavirus, senza grandi problemi.